Consigliere Foroni, un consiglio regionale oggi, l'ultimo di giugno, dedicato interamente a un progetto di legge che prevede interventi per la razionalizzazione in diversi ambiti, dall'economia alle istituzioni ai territori. Lei è stato il relatore. Ci riassume proprio quali sono i principi fondamentali contenuti in questo provvedimento omnibus? Ma intanto sono tantissimi punti che vengono toccati. La ratio è questa. La ragione, nel senso che il Consiglio regionale della Lombardia, la Regione Lombardia si rende conto del peso della burocrazia sulla nostra società civile lombarda, sui cittadini, sul mondo delle imprese, sul mondo del lavoro. E allora si è deciso, siamo l'unica regione in Italia, gli unici a farlo, di prevedere ogni anno una legge apposta che vada a tagliare altre leggi, vada a semplificare, vada a razionalizzare. Questa è la prima di queste leggi che continuerà anche nel corso del mandato, quindi viene istituzionalizzata questa procedura, taglia la burocrazia per quanto riguarda il settore delle imprese con la riduzione anche di alcune imposte, la possibilità di dismettere il materiale ospedaliero per varie finalità, la possibilità di intervento anche in materia urbanistica per facilitare tutto un determinato tipo di percorso, anche a livello di agricoltura, per cui tantissime iniziative in un corpo unico che è appunto quello come finalità, quello di tagliare la burocrazia. Il primo anno del percorso ne seguiranno anche altre, ci saranno anche tutta una serie di contatti con le associazioni di categoria, del mondo imprenditoriale, del mondo del lavoro, del terzo settore, dell'associazionismo, appunto perché vogliamo creare un sistema snello, un sistema veloce, un sistema che sappia subito coprire quelle che sono le esigenze della cittadinanza e della nostra società. Vogliamo una società fluida, una società che guarda al futuro, una società che ha voglia di rimboccarsi le maniche e la parte pubblica non può creare lacci e lacciuoli per impedire questo slancio. Siamo un mondo di partita IVA, di impresa, di tanta voglia di lavorare e le istituzioni pubbliche, la Regione Lombardia in primis, deve creare la base perché la gente possa lavorare. Poi c'è tutta la partita con il governo di Roma, lì riteniamo che sia buccia persa, Roma aumenta la burocrazia, Regione Lombardia, questa è la differenza, invece va verso quello che ci chiede la nostra società civile per rendere un'economia più fluida, una società più facile e più semplice. I punti presentati oggi ora saranno applicati dopo un confronto con i soggetti di cui parlava prima, no? I punti saranno applicati immediatamente e tra l'altro abbiamo previsto che la legge entrerà in vigore il giorno successivo alla promulgazione, quindi entro la fine di questa settimana. Per gli anni a venire non ci fermiamo qui, tante esigenze anche per i prossimi anni, svilupperemo un contatto sempre più forte col mondo dell'associazionismo di categoria o con le singole imprese, ovunque ci possono arrivare segnalazioni per tagliare la burocrazia. Un disboscamento normativo o una deburocratizzazione. Questo è quello che ci chiede il mondo del lavoro, il mondo delle imprese, la nostra società civile. Una considerazione per il mondo delle imprese: è stato presentato proprio un pacchetto di misure di semplificazione anche la scorsa settimana. A livello romano, come pensate di portare avanti questa battaglia antiburocratica che viene spesso anche denunciata dagli industriali stessi come problema principale? Noi offriamo al mondo romano il modello lombardo, moderno di grande efficienza, un modello, la Regione Lombardia paga le imprese in 17 giorni. Figuriamoci che a Roma il pagamento è di 120-180 giorni, per non parlare delle regioni del sud. Se Roma applicasse il modello lombardo, ha detto il presidente di Asso Lombardia, cioè la Confindustria Lombarda, lo Stato risparmierebbe 80 miliardi di euro. 80 miliardi di euro significano 10 punti percentuali di tasse in meno. Roma deve solo copiare da Regione Lombardia, che è un modello di efficacia, di efficienza, di buona e trasparente amministrazione.